Benvenuti all'edizione 2022 dei Crew Dudes Award. Come ogni anno andremo ad assegnare i premi a delle varie categorie che avevamo già deciso, ma ne abbiamo introdotte delle nuove che scoprirete insieme a noi nel corso del video. Le scoprirete insieme a me perché l'ha introdotte lui, quindi... Ma no, erano concordate, ecco. Sì, vabbè, erano concordate, ma l'ha decise lui, a me mi sono state bene, quindi va bene così. Cominciamo! Nonostante quest'anno siano usciti diversi titoli e in particolar modo tre molto validi dal punto di vista artistico, noi ne abbiamo giocati soltanto due. Lui, il terzo, Elden Ring, lo ha giocato in maniera non troppo approfondita, quindi l'ho mollato perché era troppo lungo, non ci siamo sentiti di inserirlo qua, e quindi il nostro premio per la direzione artistica, che poi comunque non è detto che avrebbe vinto Elden Ring, chi lo sa, probabilmente va a God of War Ragnarok. Vabbè, c'è poco da dire artisticamente parlando. Basta, c'è poco da dire. C'è poco da dire artisticamente parlando. I ragazzi di Santa Monica sono sempre stati, non voglio dire un passo avanti agli altri, però sono sempre riusciti a confezionare un prodotto originale e vario, molto vario, soprattutto in Ragnarok. Ragnarok eccelle soprattutto sotto il punto di vista artistico, non tanto sotto quello tecnico, perché secondo me si vede sempre che è un titolo fondamentalmente old gen. Se togliamo l'aspetto veramente tecnico, artisticamente hanno fatto un lavoro divino. La cura per il dettaglio, la varietà delle ambientazioni, di personaggi, a livelli stratosferici, hanno confezionato un prodotto veramente... Io mi sento di usare un termine un po' strambo, perché probabilmente non l'ho mai usato, ma è stato mirabolante per me. Mirabolante. Assurdo. Le mirabolanti avventure di Kratos e figlio, il prossimo gioco lo chiamano così. Fantastico. Che poi niente, non me lo ricordo. Ragazzi, che poi fine, lo saprete se se lo ricorderà, sì, se lo ricordo, verrà nei commenti più avanti nel video forse. Esatto. Facciamo una parentesi. Come aveva preannunciato Claudio in precedenza, lui non ha giocato Elden Ring, io l'ho giocato per circa 12-13 ore e mi sento di dare il premio alla miglior colonna sonora ad Elden Ring. Mi sento di dargli questo premio non solo per la quantità e la varietà di canzoni, ma soprattutto perché hanno fatto un lavoro che per me è fatto quasi praticamente da zero. Cosa che non posso dire di God of War, che ha delle tracce che sono veramente fantastiche, ma tendono ad essere molto simili, comunque continuative, rispetto a quelle del God of War 2018. Quindi il premio per me va a Elden Ring. Il mio premio per la miglior colonna sonora va a God of War Ragnarok. In realtà no, perché se guardate la recensione, io mi sono incazzato con Ragnarok. Diciamo che non avendo giocato Elden Ring, probabilmente sono stato un po' guidato, perché Forbidden West c'ha ha una bella colonna sonora, però personalmente non è neanche lontanamente a livello di quella. Però appunto questa continuità con il precedente capitolo, che però non risulta in un copia e incolla delle vecchie tracce, a me è piaciuta tanto. Ci sono alcune canzoni che ascolto anche mentre passo l'aspirapolvere, tipo quella che hanno messo nel trailer. Già me lo vedo con l'aspirapolvere che la alza come un martello di torno. faccio, guarda, in tutta casa. Poi la fa roteare, la lancia, la poi lancio. Fa e non torna. Non torna. E quindi complimenti Santa Monica per il premio. Questo premio va a Christopher Judge, l'interprete di Kratos, e a differenza sua non vogliamo stare qui 8 minuti / 9 a fare un discorsone. L'hai visto il discorso che ha fatto a Game Awards? No. 9 minuti di speech ha fatto. No, certo, gli hanno messo anche la musica motivazionale, appena sentito la musica se n'è andato. Ha fatto bene. No, però è stato un bel discorso, comunque ha fatto un lavorone. Ha dato spessore a un personaggio che spessore ne aveva, ma in altri ambiti, perché sì, Kratos era noto per essere un personaggio rabbioso, un personaggio furioso, un personaggio sempre incazzato, un killer. Infatti la voce di T.C. Carson era perfetta. Senza sentimenti, lui gli ha dato i sentimenti. Oddio, i sentimenti li aveva. Sì, era rabbia. Non trasudavano bene come trasudano, sì, con il suo lavoro. Veramente è stato
divino. Io ci sono state delle scene che... Divino. Ci sono state delle scene dove ho avuto veramente la pelle d'oca, mi venivano i lacrimoni. Io ho pianto. È stato proprio strepitoso, emozionante. Io vorrei usare un termine che non ha ancora usato nessuno. Mirabolante. Deficiente, io dicevo io, imbecille. Sì, lo so. Io in realtà ero un po' indeciso se assegnare il premio a Christopher Judge o all'interprete di Sindri. Anch'io. Perché l'attore che ha datemi pazienza, ma è in presa diretta questo video, il nome non me lo ricordo. L'attore che ha prestato la propria voce, spero non le sembianze, poverino, altrimenti l'avranno alzato per parlare al microfono, ma cavolate a parte, anche lui è strano. Una prova attoriale incredibile. Lo vedete strabolante invece di strabiliante. Mirabolante. Strabolante, però non l'ha mai detto nessuno in assoluto. Questo premio lo assegno ad un titolo che molti hanno snobbato, è stato criticato da tantissimi, però a me effettivamente ha sorpreso veramente tantissimo, ed è Pokémon Arceus. Io ci sto giocando adesso su Switch e veramente non riesco a capire cosa cazzo non ci abbia trovato di bello la gente che l'ha giocato. Perché effettivamente tutto quello che... È del 2003! Lascia perdere l'aspetto tecnico. Il gioco in sé, a livello di meccaniche, e soprattutto narrativo, è tutto quello che ho sempre voluto in un gioco dei Pokémon. Ma io credo che in realtà la gente abbia criticato il profilo tecnico. No, hanno criticato il gioco in senso generale, perché non gli piaceva come era impostato. A me invece è proprio come è impostato che piace. Primo perché ha una trama, cosa rara per i Pokémon che non sia che ci senti un racket, devo prendere le medaglie, devo vincere io niente del mondo. Che è quella da quando è uscito il primo Pokémon. Seconda cosa, puoi esplorare come cazzo ti pare, i Pokémon li puoi catturare senza doverli per forza combattere, non è detto che tu li possa catturare e basta, o tu li possa combattere e basta. Hanno inserito tantissime meccaniche che rendono il gioco più vario e più divertente. È talmente tanto fitto di meccaniche che è stato completamente svuotato di vegetazione. È per quello. La mia sorpresa dell'anno è stata Horizon Forbidden West. Mi aspettavo che sarebbe stato un bel gioco, però sono stato particolarmente sorpreso dallo stacco qualitativo sotto tutti i punti di vista che c'è dal precedente. In diverse occasioni l'ho definito il sequel perfetto, perché appunto prende tutto quello che aveva di sbagliato il predecessore e lo eleva veramente tanto tanto più in alto. Non lo definirei un capolavoro, assolutamente, però è un gran bel gioco, ha un'ottima struttura dell'open world, una bella storia narrata in maniera piacevole, un gran bel gameplay, quello è parecchio divertente, è soddisfacente, ben bilanciato sotto il punto di vista della difficoltà e tutta la mappa è stata disseminata di cose interessanti da scoprire, da fare e da vedere. Personalmente è stata una piacevole sorpresa. Peccato, perché per me sarebbe potuto essere il premio della prossima categoria, però... Siccome sono una persona che comunque sa riconoscere anche i pregi, non ce l'ho messo e ho deciso di non votare. La mia delusione dell'anno è soltanto mia, perché Roberto appunto ha deciso di non votare. Perché io, avendo poco tempo a disposizione, sono stato molto selettivo con i titoli da giocare. Tutti quelli che ho giocato erano titoli che volevo, titoli che sapevo mi sarebbero piaciuti, anche se, come ho accennato prima, Forbidden West a me un po' ha deluso. Però ci saranno altri momenti in cui spiegare perché mi ha deluso, ma non abbastanza da essere la delusione dell'anno. E la mia delusione dell'anno, probabilmente sarebbe stata anche quella di Roberto se lo avesse giocato, è The Callisto Protocol. Lo sai che io ce l'avrei messo tra le delusioni, ma siccome non l'ho giocato non ce lo posso mettere. Sono a circa 5 ore di gioco, proseguirò ovviamente con le live, ma non posso assolutamente dire di essere contento di quello che ho giocato finora. Non tanto dal punto di vista narrativo, assolutamente non per il setting o per il comparto tecnico, ma ragazzi, il gameplay è letteralmente marcio, cioè è probabilmente ancora più brutto e angosciante delle creature che infestano la prigione di Black Iron. Fa più schifo delle sparatorie di Death Stranding. No, ma
Non è che fa schifo, il fatto è che è molto basilare. È tutto studiato in modo che tu schivi a destra o a sinistra e poi dai un paio di colpi. Schivi e dai colpi. Ed è estremamente sbilanciato. Davvero una brutta delusione, perché lo aspettavo con moltissima ansia. Probabilmente sono rimasto così tanto deluso anche appunto per le grandi aspettative che mi ero fatto. Il mio premio come figuraccia dell'anno va a Callisto Protocol. Vi chiederete, come mai è finito nella categoria figuraccia dell'anno? Se vi fate una ricerchina e cercate The Callisto Protocol quadrupla, non serve neanche la ricerca. Non serve nemmeno, perché probabilmente ve lo ricorderete tutti, se siete appassionati, era stato definito come titolo quadrupla A. Cioè veramente, quando tu fai delle sparate mirabolanti come questa. Questa ci sta, Quando tu fai sparate come questa, perlomeno devi essere sicuro di far uscire un prodotto che possa veramente far sembrare gli altri titoli più mediocri. Non ti puoi permettere di farlo nell'anno in cui sono usciti Elden Ring e God of War Ragnarok. Ma anche Forbidden West, che comunque a livello produttivo sicuramente ha richiesto uno sforzo enorme. Io lo faccio per dire, è molto più quadrupla Elden Ring, nonostante i problemi tecnici che ha avuto, perché comunque ne ha avuti tanti, rispetto a Callisto Protocol, che veramente è un titolo che è inondato di difetti. Vergogna su di voi, le vostre famiglie. Vergogna su di voi, le vostre famiglie e le vostre future generazioni. Considerando soltanto il gioco, non mi sentirei di definirlo un brutto gioco. Io credo che loro avessero anche la necessità di rilanciarsi, capito? Loro l'hanno fatto semplicemente per catturare le copertine delle riviste, chiamavole così, passatevi il termine, delle riviste online. Le testate. Le testate, semplicemente farsi un po' di pubblicità. Il mio premio per la figuraccia dell'anno va a, direi, Jim Ryan, ma in generale Sony, per la questione Activision e Microsoft. Per riassumere, anche se è praticamente ovunque la notizia, dato che appunto ha smosso 70 miliardi di dollari, Microsoft ha acquistato, o meglio vorrebbe acquistare, Activision, la società acquisire. Activision, società che appunto conoscerete molto bene per videogiochi da poco come Call of Duty. Ecco, questa acquisizione ha generato un mare di merda da parte di Sony nei confronti di Microsoft, che l'ha fatta veramente pubblicamente, l'hanno fatto tramite tribunali. No, questa è la cosa totalmente sbagliata, perché comunque pubblicamente si sono opposti. Cioè Jim Ryan, cioè, ha proprio fatto letteralmente la piangina andando a dire: ma se ci tolgono Call of Duty, cioè quelli vogliono Call of Duty solo per loro. Cioè, ho fatto delle dichiarazioni del genere, ma sei un cazzo di dirigente di una divisione che comunque smuove miliardi di dollari? Letteralmente, al momento in cui c'è competizione, tu metti di mezzo l'antitrust, rompi il cazzo per cosa? Perché non vuoi che ti tolgano COD? Cioè, Microsoft gli ha offerto un accordo decennale per Call of Duty e loro hanno detto no, non lo vogliamo. Ma la cosa ridicola di tutto questo lo sai qual è? Che Jim Ryan parla, però poi alla fine quello che si espone è Herman Hurst. Sì, di PlayStation Studios. Ma meno male che fanno parlare lui, poveraccio. Perché Herman Hurst è l'unico che poi dopo effettivamente espone le cose come devono essere esposte. Lui avrei visto bene in un ruolo del genere, perché lui è la prosecuzione di quello che ha fatto Shuhei Yoshida a suo tempo. Lui Io rimpiango tantissimo Sean Layden. Era bravissimo. Sean Layden era parecchio bravo. Crosta di Harry Potter. Io credo che questa acquisizione andrà in porto e me lo auguro, perché indubbiamente ha smosso il mercato sotto tutti i punti di vista, e sono contento che Microsoft appunto stia cercando di rilanciarsi. Il mercato deve cambiare, non c'è altro modo. Già con l'acquisizione di ZeniMax hanno fatto un bel colpo, e io spero che in tutto questo Bethesda riesca a tirarsi su. Quindi io faccio il tifo per Microsoft, non vedo l'ora di aggiungere un Kallax per la mia cazzo di Serie X quando la prenderò l'anno prossimo. Spero di giocarmi il prossimo COD esclusivo Microsoft, e qui stoppiamo. Sarà sul Game Pass, quindi che cazzo non fare. Il premio per il miglior annuncio va a Death Stranding 2. L'annuncio del sequel dell'ultima opera di Kojima, raga, mi ha fatto veramente esplodere. Se non fossero state le 4 del mattino avrei urlato come un pazzo. Questa stanza ha cambiato 3 gradazioni di colori, ragazzi. Ma ero in cucina. Cazzo.
è stato bellissimo sia perché si è concretizzata l'esistenza di sto sequel tanto chiacchierato e confermato anche da quel pirla di Norman Reedus. Cioè Death Stranding per noi ha significato l'apertura del canale. Ora Robby non ci ha avuto il tempo e il modo di lavorare all'analisi, però sicuramente ci sarà modo e maniera di fare altri video insieme. Cioè glielo ho detto che voglio fare video insieme, per noi è proprio, spero di avere tempo, significa proprio tanto, perché riprendere quello che è stato interrotto con Death Stranding, anche se un po' mi preoccupa perché ho paura di rovinarmi anche il secondo capitolo. C'ho paura anch'io, anche perché tante cose secondo me le ho già più o meno interpretate bene. E io so già chi interpreta il Fanning, me lo sento proprio. Però è molto modesto Claudio, comunque vabbè, lasciamo. Oh, avevamo beccato il finale del primo. Sì, lo so. Quindi grazie Kojima, non vedo l'ora di vedere il prossimo trailer e di riscervellarmi davanti a... Oh, dove è arrivato Kojima-san? Hello, enjoy! Io questo premio l'ho dato inspiegabilmente, perché è inspiegabile, non me ne capace, a Final Fantasy VII Rebirth. È stato il mio gioco dell'anno 2020. È stato anche il gioco dell'anno del 97 per te. Gioco dell'anno del 97, è il mio gioco preferito di sempre. Mi sembra al minimo che sia l'annuncio che mi è piaciuto di più. Era citofonato perché comunque sapevamo che era in lavorazione, sapevamo che sarebbe arrivato il gioco, però effettivamente vederlo mi ha fatto veramente contento. So che a molti non è piaciuto Final Fantasy VII Remake perché preferivano l'originale, bla 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 bla. Sì, parlo anche di te, Andrea. Volevo dirlo io! Volevo dire... Però c'è chi come Andrea potrebbe un attimino essersi incazzato quando ha letto Rebirth e ha visto certe cose. So che a qualcuno è piaciuto, però questi titoli non ci tolgono il titolo originale. Io mi voglio godere questo cazzo di gioco nuovo che effettivamente mi sta piacendo. Quindi sono strafelice che l'abbiano annunciato. Vado orgoglioso di questa categoria. Perché il nome gliel'ho dato io. Claudio si stava cervellando per trovare un nome. Più che altro che stesse nell'animazione. Che stesse bene proprio, che proprio fosse anche bello a vedere Toto Merdone 2023. Voi su quale titolo scommettereste per il Toto Merdone 2023? Fatecelo sapere nei commenti, prima di ascoltare il nostro. Appunto, non vi sto neanche a spiegare perché, ragazzi, il titolo è esplicativo. Che gioco farà veramente cagare nel 2023? Forspoken o Forsoken. Io sono sicuro di aver detto Forspoken, ma ho fatto e sembra una P sul pop filter, però Forspoken secondo noi. Cazzo a casa, non qui. Secondo noi Forspoken sarà la merda. Almeno, cioè, tra quelli annunciati che abbiamo visto. No, è proprio. Guarda, sono convintissimo. Hanno fatto uscire la demo. Sì, Forspoken, perché quando uscirà sarà peggio anche della demo. Sì, è downgradato. È brutto da giocare. Ed è complicatissimo, è tutto incasinato. La grafica fa cagare. Le performance non sono granché. Fa già cagare la demo, non vedo come possa migliorare. La storia sembra proprio una cagata. Una trashata. Girl power, ma super trash. Se non hanno fatto un macello. È peccato perché i primi due trailer ci hanno convinto. Aspetta, adesso faccio arrabbiare tanta gente, posso? Sembra un gioco della Marvel. No. Purtroppo mi dispiace perché il primo trailer sembrava veramente interessante. Non mi era intrigante il primo trailer. Sembrava intrigante. Avevo anche detto, cazzo, ma vuoi vedere che se mantengono giusto a nome di mistero possiamo tirarci fuori anche qualche video analisi da qui. Ciao. Quando ho visto quel coso che ha girato tutta Twitter con lei che fa il discorso che sembra un film della Pixar ma con protagonista una donna adulta e brutto, cioè, lì veramente mi sono cascate le palle a terra, è stato proprio un dispiacere, peccato. Peccatissimo. Il mio gioco più atteso del 2023 è... L'avrei messo in post, ma è uguale. Ah, vabbè, rilascia il mio che è più bello. Sì. Final Fantasy XVI. Se non esce qualcosa di veramente eclatante, l'anno prossimo non ci sarà concorrenza. Dovrebbe uscire Spider-Man 2? Io penso che uscirà GTA 6 l'anno prossimo. Poi ce lo diciamo nel... Sì, ce lo diciamo. Sono già usciti tutti i trailer. Ma che cazzo i trailer? Ah, ma non solo trailer, sono pezzi di demo del 2015. Sì, appunto. No, secondo me è 2024. Esce nel 2023, tu dico... Scoperto. 2024. 2023.
per quello che hanno fatto vedere nei trailer sarà una roba strepitosa. Anche Ha per una direzione artistica veramente allucinante. La colonna sonora, cioè solo nei trailer, mi fa rizzare ogni singolo pelo del corpo, cioè ogni fibra del mio corpo reagisce a quei trailer. me. E che Sì, combat la system, trama è molto gameplay sembra matura, il combat bello. system è bellissimo, cioè non vedo niente che non sia bello in quel gioco. Veramente, o lo confezionano talmente tanto bene nei trailer che poi dopo va a finire nella mia delusione dell'anno, ma non Non credo. credo Ma neanche effettivamente, cioè, a me sembra che possa avere tutte le carte in regola per essere il gioco più bello del prossimo anno. io. Ero molto indeciso su questo premio perché, come Roberto, sono particolarmente rapito da Final Fantasy XVI, Come tutti, però penso. quando ai The Game Awards è stato annunciato Star Wars Jedi Survivor, sono veramente esploso. Fallen Order per me Trepitoso. è il gioco di Star Wars più bello che ho giocato. Mi è piaciuto tanto anche Battlefront 2, che tanti possono dirne merda, ma la campagna, pur essendo molto corta, e ovviamente essendo un first person shooter, non Io si dà proprio sono un pelino di parte perché i più belli che ho giocato sono i Knights of the Old Republic. la cappa è muta. Però hai ragione, Knights of the Old Republic, Republic. KOTOR, diciamo così. Facciamo prima, io vengo da quelli, sono un E amante non ho proprio mai del giocato. genere, quindi però veramente siamo lì lì, Sì, veramente Fallen stupendo. Order è incredibile. Quello che hanno fatto vedere di Jedi Survivor è Fallen Order All'inizio della sotto potenza, steroidi, madonna. anabolizzanti per 30 anni, che è diventato sindaco della California, governatore della California, Schwarzenegger. Sì, lo so che ti riferivi a lui. Cioè, a me sembra veramente incredibile. Poi si vede che ci puntano tantissimo perché addirittura mettere sul palco l'attore protagonista che tiene un piccolo discorso e intrattiene con quei giochi di spada, eccetera, ti fa capire che comunque c'è uno sforzo produttivo dietro che fa credere al Respawn appunto che questo gioco varrà tantissimo. E poi appunto è di Respawn. Hanno fatto il Responsi mio proprio FPS preferito, cazzo, perché Titanfall 2. Ed infine il premio più ambito di questa edizione dei Crudduzza Awards. Un premio che probabilmente genererà controversie, sarà molto chiacchierato. Poteri forti? ho sentito dei rumori strani. Credo che ci stiano venendo a prendere. Comunque, nessuno si aspettava che avremmo assegnato il premio a questo videogioco in particolare, ma Veramente l'abbiamo inaspettato. tenuto segreto in ogni modo possibile ed immaginabile. Non riuscirete mai a capire il gioco che abbiamo premiato Se in ci siete questa arrivati, categoria. scrivetelo nei commenti. Il nostro gioco dell'anno è God of War Ragnarok. Non ve l'aspettavate, porca troia! eh? È un premio scontato, ma ragazzi, il livello di produzione, il livello qualitativo del gioco, poi sapete che a noi interessano tantissimo i titoli story driven. Sì, questo è Ragnarok, proprio ragazzi, cioè, allucinante. cosa c'è da dire? E io ci ho avuto da dire. E Tu purtroppo. hai rompi coglioni, ragazzi, Purtroppo diciamolo fra. non mi sarei mai aspettato di rompere i coglioni con Ragnarok, ma l'ho fatto. E un po' mi dispiace perché avrei voluto che fosse un po' più curato sotto certi punti di vista. In relazione al filone di trama principale, il fatto che fosse tutto così disseminato in giro, un po' non ti ha fatto sentire, perché a me sì, lo stacco da dire, cazzo, una volta era un titolo che in 10-15 ore completavano È tranquilli. troppo lungo anche quello. Ma non tanto per il lungo, è che certe cose sono secondarie e sei quasi obbligato a farle Sì, perché perché poi ti comunque aggiungono ti cose anche nella parte integrano. finale, Sì, ti capito? integrano tante cose, però voglio Non dire, mi lamento, perché è fatto bene e aggiunge cose secondo interessanti. me hanno deciso di condensare parte di un successivo capitolo all'interno di questo Te proprio lo per posso concludere la garantire. saga. Però al netto di quelle che sono le criticità che ha rilevato lui, o comunque la parte soggettiva sua, è comunque un titolo che è innegabilmente confezionato da paura. Capolavoro. È un capolavoro, cioè può essere divisivo nella parte finale, ma rimane un cazzo di E capolavoro. poi è il loro, Io questi sono i giochi che amo. come ha detto giustamente Alberto, è la loro produzione più grande da The Last of Us Parte 2. Un gioco così grosso, con tutta questa attenzione mediatica e così E non delude bello. nemmeno, perché il problema è quello, non delude, perché non puoi dire che è un gioco che delude. A me nella parte finale un pochino ha deluso.
A me ha deluso. Ma in realtà tante persone, te lo giuro, molte altre persone che seguivo, che aspettavano Ragnarok, eccetera, nella parte finale sono rimaste un po' così. Ho detto: ascolta, sai qual è il problema di Ragnarok? Non mi pento nemmeno di dirlo. È il fatto che è un gioco che dura talmente tanto che però parte col botto, poi hai una decina di ore, se non anche 15, dove effettivamente la produzione rallenta talmente tanto da fartelo anche venire un po' a noia, e poi dopo di punto bianco esplode per un'altra decina e passa di ore, dove anche gli eventi prima tu li rivaluti. Perché io non l'ho sentita sta cosa. Io sì, l'ho sentita tantissimo. Sono arrivato più o meno, ti dico, per me le prime due ore sono qui, le ultime due ore sono qua, per me, le ore di gioco, salvo determinati elementi, ma sostanzialmente io credo che sia un prodotto che si tiene più o meno sullo stesso livello anche nella parte finale. Ma il problema è che tu nella parte finale non devi far così, devi far così, devi andare su. No, per me è salito tantissimo nella parte finale rispetto alla parte che ho giocato prima, perché io ho fatto... Sì, ma io ti parlo proprio gli ultimi 50 minuti, Sì, ma te lo sai come vivo io i giochi. Io sono partito, vivo il gioco facendo tutte le queste secondarie e tutto, sono arrivato che per dare i premi ho dovuto rushare. È una cosa che mi fa girare le palle, perché sono titoli troppo grossi per quella che è la mia attuale vita. Non riesco a conciliare le ore di gioco con le produzioni odierne, altrimenti i giochi mi durano la vita. Riuscirei a finire forse due giochi l'anno, forse. È il motivo per cui aspettavo tanto Callisto, perché ho detto: cazzo, finalmente un'esperienza un po' più corta, vecchio stile, e invece è venuto fuori un quadrupla. Si concludono qua i Crew Dudes Awards 2022. Vi diamo appuntamento ai prossimi video, che non so assolutamente quali saranno, e ai prossimi Crew Dudes Awards tra un anno esatto. Un anno esatto. Che poi, tra l'altro, se lo state guardando oggi, che è uscito, è anche, cioè, il 31 è l'ultimo dell'anno. Quindi buon anno, buone feste dai Crew Dudes. E noi ci vediamo. State attenti alle dita. Non fate i colpi di Capodanno, siate responsabili, non fate i coglioni. Al prossimo video, un saluto dai Crew Dudes. Yeah.